Non capii che eri mio fino al giorno che ti persi. Solo allora vidi chiaramente quanto ti amavo, quando non c'era più rimedio per me. Portami per strade di gelo e di amarezza. Legami, sputami se vuoi. Buttami la sabbia negli occhi. Uccidimi di dolore. Amami, però. Io non me di cuenta de che te tenia. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, por maligaura, y hasta escúpeme. Y échame en los ojos un puño de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Cosa ci spinge così naturalmente a soffrire, sacrificarci, negarci addirittura, per amore? Come mai tante donne disinvolte, intelligenti, autonome ed emancipate, accettano di subire maltrattamenti gravi e gravissimi, spesso molto a lungo? Perché risulta conveniente per queste donne una situazione tanto dolorosa dalla quale potrebbero, solo volendo, liberarsi con relativa facilità? Perché si aspettano che il loro personale aguzzino cambi, quando è evidente che non cambierà? Cosa le induce a non respingere, anzi a convivere con la violenza? Perché sopporta chi sopporta e come fa? Quanto è alta la posta in palio? Che differenza passa tra capire e giustificare chi è violento? Complicità che lega vittime e carnefici, è amore o delirio d'onnipotenza? Nella presunta forza femminile c'è un eccesso di considerazione di sé?